Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento del TG delle ore 13. Parliamo del premio di letteratura per ragazzi perché sabato mattina nel salone di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento si è tenuta la cerimonia di premiazione della 38esima edizione appunto del premio di letteratura per ragazzi. Come vedremo nelle immagini del servizio, salone pieno, gremito per la cerimonia. Vediamo insieme. Si è aperto con il saluto del giornalista e scrittore Beppe Severgnini l'atto finale del premio di letteratura per ragazzi organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Alla presenza di tanti giovanissimi studenti delle scuole centesi e di una classe proveniente da Savona sono stati consegnati i riconoscimenti della 38esima edizione che, come sempre, ha regalato grandi soddisfazioni. Venendo ai riconoscimenti, sono stati due autori spagnoli a trionfare. Al primo posto si è classificato il catalano David Cirici con il suo libro Muschio con 2027 voti, seguito da Iban Barrenexta con Un ottimo lavoro e Nadia Terranova con Casca il mondo. Una targa è stata consegnata anche a Chiara Valentina Segre per Oscar, il gatto custode, tra i testi segnalati. Nella terna per le scuole medie si è piazzata al primo posto Annalisa Strada con Io, Emanuela, agente dell'ASP. E siamo alla cronaca perché sabato mattina, come vediamo nelle immagini, verso le 10:30 si è verificato un incidente a ridosso della rotatoria di via Ferrarese e via 4 Novembre. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due veicoli, una Peugeot 206 e una Renault. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi e un'ambulanza del 118 per soccorrere la donna che era trasportata nella vettura che è stata tamponata. E parliamo adesso invece del premio di la borsa di studio Davide Maserati che sabato scorso è stata consegnata agli allievi del Conservatorio Musicale Frescobaldi di Ferrara. L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club di Cento e dal Lions Club di Pieve di Cento. Vediamo il servizio. Non solo un momento di analisi e confronto per il mondo medico, ma anche una concreta occasione di sostegno alla lotta ai decessi per arresto cardiaco durante l'attività sportiva. È stato donato un defibrillatore durante il convegno Morte improvvisa dello sport organizzato dalla USL di Ferrara con il patrocinio delle associazioni mediche di settore. Ha visto infatti appunto la donazione di un defibrillatore semiautomatico da parte dell'associazione 100% Cuore alla Polisportiva Centese. Ed ora parliamo invece di lavori pubblici, perché è in programma per domani 30 maggio l'inizio del terzo step per l'esecuzione dei lavori di ERA in via Matteotti. A questo proposito vediamo di cosa si tratta e tutti i dettagli dell'operazione e quello che comporta per la circolazione stradale nel servizio. È in programma per domani, martedì 30 maggio, l'inizio del terzo step per l'esecuzione dei lavori ERA in via Matteotti, che si concluderà il 30 di giugno. Si interverrà nel tratto tra via Gennari e via Fratelli Rosselli escluse, saranno introdotte nuove modifiche alla viabilità. La chiusura del tratto da via Gennari a via Fratelli Rosselli escluse, con obbligo di svolta a destra verso via Iolanda, che verrà riaperta al traffico. È ammesso il transito di pedoni sotto i portici, è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata. Sono però ammessi i residenti ai garage compatibilmente con l'avanzamento del cantiere in accordo con l'azienda esecutrice. Sarà mantenuto il divieto di accesso a via Matteotti da via Bologna, via Gennari sarà a senso unico, da via 4 Novembre a via Matteotti con svolta obbligatoria a sinistra verso via Ugo Bassi e a senso unico da viale Iolanda verso via Matteotti.
Proprio questa mattina alle 9:30 presso l'ISIT Bassi Borgati di Via Rigone, come vediamo dall'immagine, è stata posata la prima pietra della nuova palestra. Bene, siamo in chiusura anche per questa edizione. Nel ringraziarvi della cortese attenzione, vi ricordo di rimanere sempre collegati su areacentese.com per tutte le altre notizie ed eventualmente per le breaking news, sempre in diretta qui da Cento. Grazie ancora a tutti voi della cortese attenzione, un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo comunque che domani alle ore 13 tornerà il TG in diretta. Grazie ancora, arrivederci.